ogni interprete credo che portando appunto al cinema o in televisione un personaggio, poi da quel personaggio raccolga qualcosa. Per Anna è addirittura l'esordio praticamente. Credo però che i vostri personaggi, quello di Ada e quello di Sofia, vi lasciano una fortissima consapevolezza. È un personaggio che vi resterà e credo vi farà anche maturare. Sì, Siete d'accordo con assolutamente. questo? Sì, Bello. per Ada mi lascerà di sicuro la forza che ha nell'affrontare i problemi, nel senso non si è lasciata soccombere, ha lottato e alla fine ha avuto anche successo, quindi stimo molto questa cosa e spero che mi rimanga. Inoltre, ovviamente, mi porto con me nel bagaglio anche tutto quello che ho conosciuto riguardo all'argomento del revenge porn. Sì, no, senz'altro a me Sofia ha lasciato qualcosa ed è una cosa, cioè, insomma, quando mi viene fatta questa domanda, di solito quello che rispondo è il coraggio, generalmente, perché lei ha avuto la forza, insomma, di non chiudersi in se stessa e di non autoisolarsi, non so come dire, che è la tendenza più comune, insomma, delle vittime purtroppo di revenge porn. Quindi non si è lasciata abbandonare a questo turbine di rancore, vergogna, umiliazione. Invece ha cercato aiuto e questo già denota un grandissimo coraggio, secondo me, e anche nel corso della storia ci sarà un'evoluzione per cui ci sarà una conclusione che secondo me è molto risolutiva e fa molta giustizia anche al coraggio di Sofia, secondo me. E Anna in conferenza ha detto una cosa molto bella, ovvero se dovessi incontrare Ada l'abbraccerebbe. E chiedo a voi, se invece dovessi incontrare chi è dietro al telefono, quindi chi regista, chi diffonde foto, eccetera, eccetera, cosa direste a loro? Spesso, allora, si vedrà anche nella storia, in queste tre storie, che a volte è un'ibrida cosa, non c'è una vittima, non c'è un carnefice, spesso accade che non si sa bene, è un, come ho detto, ibrido. Comunque, quindi di sicuro chi fa le cose, chi diffonde foto, video privati, magari non si rende conto della cosa, quindi a causa di una disinformazione o superficialità, oppure è spinto da impulsività. Io credo nel, come dire, recupero, nel senso si può cambiare una persona e l'importante è che questa capisca la lezione, diciamo, e il peso delle proprie azioni. Infatti in questa serie, che inoltre è molto realistica, nel senso, secondo me descrive delle storie che possono assolutamente accadere e spero che passi il messaggio del peso delle proprie azioni, di quanto valgono. Ma io credo che sono molto d'accordo con Anna con quello che dice rispetto al fatto che vittima e carnefice è molto sfumata e che la cosa più importante è prendere coscienza delle proprie azioni. Il che è vero, mi viene su due piedi così, mi viene da dirti abbraccerei pure il carnefice. Poi penso alle conseguenze che magari possono essere devastanti per chi ha subito la violenza in prima persona, quindi no. Di sicuro non è difficile avere subito compassione, non so come dire, solo che molto spesso le colpe si intersecano e quindi anche i carnefici sono in parte vittime, quantomeno della società o del sistema. Quindi non so, io spero di poter credere non credo veramente in una riabilitazione, in realtà però soprattutto al liceo invece penso che una corretta informazione o una corretta educazione civica e sessuale possano risolvere tantissimi di questi problemi, quindi spero in questo più che altro. Fotini, tu sei stata protagonista anche del videoclip con Gazzelle, un po' come noi, la canzone è molto bella. Conoscevi Gazzelle, eri sua fan, insomma, com'è andata anche incontrarlo? Guarda, è stato, a parte che se devo essere sincera, è stato uno dei momenti più belli della serie per me, perché ci siamo divertiti veramente tanto quel giorno ed era un giorno staccato dalle riprese, cioè io avevo già finito di girare e sono tornata dopo un mese, 2 settimane, 3 settimane a fare il videoclip, quindi è stato quasi un tuffo nel passato, era come dirmi non hai ancora finito, era bello perché mi ha fatto riconnettere con tutto il set e...
Io la prima cosa che ho detto a Flavio quando l'ho incontrato, ci siamo presentati e poi gli ho detto comunque volevo dirti che tu hai rovinato la vita a me e ai miei amici per 5 anni di liceo. È andata così, mi spiace, cioè nel senso adesso non ti preoccupare, cioè, possiamo diventare amici, però insomma assumiti le tue responsabilità, ecco. E, no, il che è vero, nel senso che c'è stato un periodo in particolare del liceo in cui lui era esploso, io ero con i miei amici, lo ascoltavamo tantissimo, in particolare io e uno dei miei migliori amici. E mi ricordo i karaoke, cioè le sue canzoni, poi quanto sono state storpiate, poverine. In realtà mi rendo conto di delle cose oscene a priori, dopo a posteriori mi rendo conto di scene orribili che sono state fatte con le sue canzoni, però comunque no, è stato molto bello. Io avevo già ascoltato lui, ci sono stati parecchi anni del liceo in cui l'abbiamo ascoltato tutti insieme, quindi mi ha fatto veramente fare un tuffo indietro e mi sembrava di tornare a scuola. Ed è stata una persona molto carina con me, mi ha scritto anche dopo che è uscito il videoclip, insomma siamo riusciti anche se in brevissimo tempo ad instaurare un rapporto ed era divertente perché io non avevo mai fatto un videoclip, quindi comunque un modo di girare completamente diverso e anche una comunicazione molto più immediata, un linguaggio molto più diretto e anche i registi band sono stati molto molto carini. Ultima cosa, da protagoniste, da attrici molto giovani, molto brave, che responsabilità c'è, quanta responsabilità c'è nel parlare alla vostra generazione più o meno diretta in una serie del genere? Vai Anna. Vado io? Ok, va. Beh, c'è di sicuro una responsabilità, nel senso recitando la parte, insomma, interpretando Ada, racconto anche magari di altre ragazze che stanno vivendo, magari ragazzi, ma anche adulti alla fine, che stanno vivendo la sua situazione, quindi sono molto onorata di poter fare ciò. Spero che guardando il prodotto siano capiti, abbiano un appoggio, spero che pensino di non essere soli e che possano, come dire, riuscire a parlare, ecco, questa è la cosa più che altro, perché come ho detto, avevo già detto che non è difficile parlare di queste cose. Con Ada spero di dargli sicurezza, spero di dargli forza, ecco, perché non saranno mai soli. Io credo che, no, soprattutto quando si parla di questi temi, ma poi in generale, se posso essere sincera, quando recito mi sento molto responsabile in qualsiasi caso, non so perché mi sento sempre di dover far fede o a una cosa o a qualcosa di reale o all'immaginazione comunque del regista, cioè mi sento sempre di dover veramente rendere vero quello che mi viene chiesto e quello che c'è scritto in sceneggiatura. Quindi già è una cosa che recitando mi sembra di viverla spesso, in più in questo caso c'era anche un tema che è così spinoso e così attuale che veramente c'era il rischio di far passare un messaggio sbagliato, e invece poi penso che noi tutti insieme a Laura ci abbiamo, penso che quantomeno sia passato un messaggio molto, molto adolescenziale e molto anche spontaneo e senza dei fini. I fini non sono mai maligni, diciamo, non c'è mai della cattiveria in realtà, né da parte del carnefice né tantomeno della vittima. E, quindi sì, io mi sono sentita molto responsabile, tant'è che mi sono andata a documentare un po' e ho parlato tanto con Laura anche per riuscire a rendere dei comportamenti di Sofia a seguito di un evento del genere che non risultassero ridicoli o non risultassero anche sproporzionati magari. Quindi ne abbiamo parlato a lungo di questo e ci tenevo tanto in realtà. Grazie, grazie mille ragazzi, siete state molto gentili, grazie. Grazie, grazie a te. Grazie.